compagnia di Publio Fiori per parlare del tema importante di quest'anno scelto dalla dottoressa Iannone per dare il tema del dibattito antecedente al premio, la misericordia, ovvero come in questo anno santo dobbiamo rivolgerci con solidarietà anche alle periferie. Ma questo tema è il tema centrale di oggi e dei prossimi anni, perché forse la politica ancora non si è resa conto che il tema centrale sono le grandi diseguaglianze che rendono difficile la vita nel mondo, tra i paesi e all'interno di ciascun paese. E allora dinanzi a questo problema della diseguaglianza, il tema della misericordia, della solidarietà, della comprensione si trasforma in un tema politico, perché non ci possiamo illudere di poter continuare a gestire una situazione socio-economica come quella attuale senza tener conto di coloro che non ce la fanno, che soffrono, sia di paesi del terzo e del quarto mondo, ma anche all'interno della nostra società, di chi vive in periferia sia fisicamente. Publio Fiori, misericordia, solidarietà sono soltanto alcuni di quei valori che le ragioni della nuova politica ha sempre ben presente quando va ad assegnare le sue colombe della pace. Quest'anno, mi permetto di dire, forse più che mai in vista dell'anno santo straordinario. L'anno santo straordinario è stata, secondo il mio punto di vista, una esigenza insopprimibile del Santo Padre dinanzi all'esigenza di recuperare la misericordia e il mondo cattolico dinanzi a questo grande fenomeno mondiale della immigrazione, della fame, della miseria, della guerra, eccetera. Per cui a questo punto io credo che sia la politica che debba in qualche modo commisurarsi con questo tema, nel quale il Papa ha assunto una reale leadership nel mondo. Qui è un invito alla politica, non tanto solo italiana, quanto a una politica mondiale, di non pensare tanto al PIL e alla crescita quanto allo sviluppo inteso come progresso, non solo economico. Molto bene, lasciamo Publio Fiori al dibattito e noi ritroviamo gli altri ospiti della serata. Grazie.